Majorette della Filarmonica di Lama, ormai diciamo che sta concludendo questa edizione di Eurocioco. Che edizione è stata, Eugenio? Una edizione molto popolare, queste note lo stanno sottolineando, un'edizione veramente straordinaria per i numeri, ma anche per la qualità dell'organizzazione, non solo quella nostra interna. Devo dire che tutta la città si è fatta trovare pronta, quindi ringrazio il Comune, le forze dell'ordine, Prefettura e Questura per il grande lavoro di coordinamento che hanno fatto. Il tema della sicurezza era importante ed è stato assolutamente presidiato molto bene. I numeri sono, credo, veramente da record, li commenteremo martedì nel corso della conferenza stampa di consuntivo. È stata anche una edizione democratica, qualcuno invocava la pioggia, anche un po' di pioggia è venuta, li abbiamo accontentato anche loro, via. Ah, pochissima, questa mattina qualche goccia che l'abbiamo assolutamente sopportata e l'ha sopportata il pubblico perché era una pioggerellina molto mite. L'anticiclone Guarducci ha funzionato, come direbbe Boris. Una domanda che mi chiedono tutti, l'edizione di Euro Chocolate di l'anno scorso, quanto è costata? Ah, adesso quanto è costata, il budget complessivo di questo evento sta attorno, può oscillare tra i 5 e 6 milioni di euro, quindi dipende molto da quello che è il risultato di carattere commerciale, perché l'evento ha una quota parte significativa nella parte degli stand, le vendite, quindi diciamo che ormai negli ultimi anni si è attestato intorno a quella cifra là.